Buongiorno a tutti, oggi vi voglio presentare una lezione veloce, una lezione rapida, 15 minuti di esercizi Pilates Express, cioè una lezione che dura veramente solo 15 minuti che potete eseguire tutti i giorni, anzi dovreste seguirla tutti i giorni, ma soprattutto ovunque, anche al mattino appena svegli. Breve ma intensa. Buon lavoro! Ok, iniziamo con un bel respiro. Inspirando, allunghiamoci verso l'alto, cercando di sentire l'opposizione delle braccia, della sommità del capo e dei piedi. Buttando fuori aria, andiamo verso il pavimento, lasciando la testa pesante, cercando di poggiare con il palmo della mano il pavimento. Se non arrivate col palmo della mano, piegate pure le ginocchia. Inspiriamo ed espirando costruisco le vertebre una sull'altra, le reimpilo e piano con controllo ritorno su. Un altro bel respiro, inspiriamo e sentiamo l'allungamento assiale, dalla sommità del capo arrivo verso il soffitto e i talloni spingono il pavimento. Lentamente fuori aria vado giù, lasciando proprio che la gravità mi allenti la tensione sul collo, sul torace, che allenti tutte le tensioni che ho sulla schiena, che ho accumulato. Inspiriamo ed espirando chiudo le costole e con controllo srotolo la schiena salendo su piano 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 piano. E da qui piano piano incrocio una gamba sull'altra e lentamente scendo, mi siedo mani sotto le cosce, prendo con le mani sotto l'incavo poplito e allungo la schiena verso l'alto. Inspirando sento l'allungamento. Espirando, ruoto il bacino, cresta iliaca indietro, osso pubico in avanti, allungo la zona lombare, fuori tutta l'aria. Inspiro, allungo. Butto fuori aria, risucchio l'ombelico, sento il bacino che va in avanti, la pancia che si scava. Il famoso scoop del Pilates. Inspiro. Costole in dentro, fuori aria, scoop, profondo lo scoop, quindi ombelico in dentro e ancora una volta, inspiro. E sentiamo proprio che mentre faccio il round, l'arrotondamento della zona lombare, l'ombelico si incava. E l'ultima volta, inspiriamo. Quindi mobilizzo la zona lombare, enfatizzo lo scoop, quindi l'attivazione dei muscoli profondi dell'addome, e piano piano ritorno e mi sdraio sul tappetino. Oh, da questa posizione, visto che è un workout breve e intenso, iniziamo a stimolare tutti i muscoli del powerhouse. Partiamo da un esercizio basico, chest lift, mani dietro la nuca. Posizione delle gambe si chiama hook line, quindi semisupini, con assolutamente i piedi distanti da quanto sono larghi i nostri fianchi. Mani dietro la nuca, inspiriamo. Buttando fuori aria, sollevo le scapole, risucchio l'ombelico, chiudo le costole. Inspirando allungo le braccia, afferro le cosce e tiro un centimetro più sul torace, scavando ancora di più la pancia, uno scoop ancora più profondo. Inspirando allungo le braccia, spingendo ancora di più l'ombelico al pavimento, mani dietro la nuca e lentamente con controllo giù. Inspiro, fuori aria sali uno. Scavo la pancia, inspiro, afferro le cosce, ombelico in dentro, fuori tutta l'aria, faccio questo scoop profondo, la pancia diventa una valle. Inspirando allungo le braccia, risucchio l'ombelico e lentamente con controllo scendo giù. Dobbiamo sentire proprio la colonna che si allunga sul tappetino e la schiena che diventa un tutt'uno con il tappetino. E fuori aria scavo la pancia, risucchio l'ombelico, rilasso anche i trapezi perché attivo i muscoli sotto le ascelle. Inspiro, allungo, mani dietro la nuca, risucchio l'ombelico e ritorno giù. Diciamo che ci siamo un po' scaldati, possiamo andare a fare il riscaldamento per eccellenza che è il nostro 100. Mani lunghe, spingo lo stomaco in dentro, le braccia lunghe come se volessero andare lontano, ginocchia al petto, stendo le gambe e inspirando batto 5 volte ed espirando batto 5, mantenendo sempre la zona lombare lunga e larga a terra. Essendo questo un allenamento Pilates Express di 15 minuti, invece di fare 100, ne facciamo solo 50. E quindi 5 battiti prendendo aria, 5 battiti buttando fuori aria, solamente per 5 volte questo, affinché appunto siano 50 brevi ma intensi. E gli ultimi 10. E fuori tutta l'aria. Quando si butta fuori l'aria, la bocca deve essere rilassata, eh? E fuori tutta l'aria. E stop. Ginocchia al petto.
Testa giù, mani sotto le cosce e rotolo su. Ok, di nuovo half roll down, ne facciamo solo due e ritorno su per poi fare roll up, roll down completo e ritorno su. Stendo le gambe, stretch in avanti, piano, lento con controllo. Una vertebra alla volta, lentamente, due, tre, e là. Inspiro, braccia, testa, scapole, stretch in avanti, spingendo lo stomaco in dentro e le spalle lontane dalle orecchie. E di nuovo, round, la schiena arrotondata. Appoggio una vertebra alla volta, sentendo lunghezza. Inspiro, uno, espiro, due, stretch in avanti, mi allungo, spingendo lo stomaco in dentro. E ancora, round, con controllo, una vertebra alla volta. E di nuovo, inspiro 1, espiro 2, i talloni rimangono uniti, lo stomaco in dentro, le spalle lontane dalle orecchie. E ancora 1, 2, pensate di avere la zip dei pantaloni super stretta e ogni volta che salgo, ogni volta che scendo mi stringe ancora di più. E quando sono in round, in questa posizione, immaginatevi che qualcuno vi stia abbracciando e tirando in opposizione. E piano, una vertebra alla volta, con controllo, l'ultimo. E inspiro 1, espiro 2, stretch in avanti, in avanti, in avanti, qui e piano round, risucchio con controllo, una vertebra alla volta e stop. Ok, da questa posizione andiamo a fare one leg circle, ma in questa maniera oggi. Gamba destra al petto, tiriamola. Soprattutto se eseguite questo Pilates Express al mattino, siete un po' anchilosati perché magari avete dormito male, avete dormito poco e quindi un po' di sano stretching ci vuole. Quindi gamba destra, prima la tiriamo bene al petto col ginocchio piegato, flesso così, e poi con la gamba ben distesa. Da questa posizione, se non siete troppo flessibili, ricordatevi che è meglio tenere questa gamba piegata e anche questa un po' flessa, mi raccomando, ok? Da questa posizione spingo con le mani contro il pavimento, invece di fare i cerchi facciamo il pendolo, uno e là, apro, due e là. Mentre la gamba disegna delle linee parallele alla linea delle spalle, il nostro tronco non si muove assolutamente, quindi la nostra bravura è nel tenere il centro, il powerhouse attivo, senza che nulla basculi. Usate le braccia spingendo contro il pavimento. Up e là, da qui cambio gamba. Uno e stretch, quindi tiro bene il ginocchio al petto. Sento anche la gamba di terra che si allunga, come se ci fosse qualcuno che mi tira in posizione in direzione opposta. E da qui stendo la gamba su, allungo bene tutti gli ischiocrurali, se è possibile ovviamente. Qualora non siate troppo flessibili, non esagerate mai. Tiriamo bene il ginocchio al petto, sentiamo la schiena che si allunga e da qui di nuovo la gamba in alto. Premo con le braccia, attivo i muscoli della schiena, stomaco in dentro, bacino attivo e incrocio e apro senza basculare. Up, cross, apro, up. E torno, cercate di sentire le costole che si chiudono e stabilizzano il centro. Gli obliqui lavorano fino anche al pavimento pelvico per dare stabilità al centro. Da questa posizione, ginocchio al petto e rotolo su. Ok, rolling like a ball in versione facilitata, quindi con le mani sotto l'incavo popliteo, gomiti aperti, in questa posizione un pochino più facile, tenendo conto che magari workout viene eseguito di mattina, e rotolo come una pallina e stomaco in dentro rimango, spingo la pancia in dentrissimo, le gambe spingono contro le mani spingono contro le gambe, up. E torno piano e ancora vai, up. E sto, rimani in posizione, appoggio i piedi a terra, apro il petto, cresco verso l'alto, lift, piccola estensione toracica e da qui, mano a mano, srotolo la schiena e ginocchia al petto giù. Ok, stomach series, rapida rapida, stendo una gamba e tiro l'altra al petto, solamente 10 volte e Pilates Express, 1 e fuori aria, 2 e ancora 3. Ancora 4 e ancora 5, double leg stretch, distendo braccia e gambe, 1, apro le braccia a risucchio e ritorno, tallone contro tallone, inspiro in opposizione, braccia da un lato, le gambe vanno dall'altra e ritorno. Mentre braccia e gambe si distendono, lo stomaco si incava e la lombare si allunga, ultimi up,
Risucchio l'ombelico fuori aria, un altro ancora, per sentire che la lombare rimane appoggiata a terra mentre le braccia e le gambe si allontanano le une dalle altre. Single straight leg, una gamba tesa ma spinge in avanti, le braccia si oppongono per allungare bene la lombare e pull, pull, up, up e tre, solo anche qui 5 ripetizioni, quindi up, 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 up e attenzione adesso, ginocchia al petto giù. Per double straight leg, se fate questo workout di mattina, siete anchilosati, è meglio mani sotto l'osso sacro, ginocchia semiflesse, stomaco in dentro, tallone contro tallone, la spinta dei talloni forte l'uno contro l'altro significa attivazione ancora di più del powerhouse, sollevate le scapole e con controllo, piano scendi buttando fuori l'aria, spingendo un tallone contro l'altro e ritorno su. E la punta delle scapole è il fulcro della vostra flessione toracica. E torno. E lentamente uno, risucchio l'ombelico due, tre, i glutei sempre attivi. E ancora, up, due, tre, e ritorno. L'ultimo, sempre cercando di mantenere il collo con una flessione equa. Che vuol dire? Vuol dire che non dovete chiudere troppo il mento all'esterno, sennò poi il collo fa male e gli addominali non lavorano. Ultimo dei 5 esercizi per gli addominali, criss-cross, gomiti aperti, vietato chiudere il gomito, aprite bene il petto, tirate la pancia in dentro, ruoto e distendo la gamba opposta cercando di salire ancora di più, cambio e ruoto, rimango in posizione, stomaco in dentro e cambio, le costole di destra si devono avvicinare alla coscia sinistra, e cambio di nuovo e buttate fuori tutta l'aria e cambio, vai up e l'ultimo e up e là e i vostri addominali giornalieri li avete fatti. Ok, spine stretch forward, mi siedo e mi preparo per lo stretching della zona lombare. Qui è importantissimo l'immagine di avere qualcuno che ci stia tirando indietro e in su. Inspiriamoci, allunghiamo dalla sommità del capo, buttando fuori aria, risucchio l'ombelico e vado in avanti, in avanti, in avanti, sentendo i reni come se si allontanassero. E ritorno, cresco verso l'alto, and lift, piedi a martello, inspiro, giù la testa, stomaco in dentro, spingete forte, forte le costole verso dietro, allontanate le vertebre lombari l'una dall'altra. E ritorno, cresco, and up, ultima volta, inspiro. E piano, stretch in avanti, in avanti, in avanti, in avanti, afferro se potete il piede dall'interno e tirate verso dietro, come se vi voleste allontanare davvero, scavate la pancia, tirate, 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 le spalle lontane dalle orecchie, lo stomaco in dentro e srotolo la schiena e là. Mi sdraio, andiamo a lavorare un po' a pancia sotto in estensione del torace. La cosa importante è che attiviate bene i glutei e che la zona lombare si allunga, mai inarcare, mai spanciare, sempre tenere la zona lombare lunghissima a terra. Il fulcro del movimento è la punta delle scapole, quindi non spezziamo la lombare, estendiamo il torace. Mani all'altezza delle tempie, anzi anche più in alto volendo, dipende dalla vostra capacità di estensione. Spingo con le mani contro il pavimento e vado in estensione toracica. Inspiriamo, le scapole si avvicinano l'una all'altra e lentamente scendo giù. Inspiro, vai. E piano, fuori tutta l'aria. Di nuovo, inspiro. E piano, fuori tutta l'aria, andiamo ad estendere, a migliorare la flessibilità dei flessori dell'anca, tiro con la mano sinistra il collo del piede destro, la zona dell'anca, questa parte qui deve essere assolutamente aderente al suolo, ok? Qui non deve passare niente, io dico sempre ai miei allievi, non deve passare neanche un filo interdentale, spingete forte l'osso pubico a terra e proviamo a sollevare la coscia per allungare, detendere un po' i flessori dell'anca, soprattutto per chi magari passa tante ore seduti in macchina, in ufficio. Ok, e cambio all'altra gamba. Quindi stretch del quadricipite e dei flessori dell'anca, spingendo l'osso pubico giù, sali e rimani qualche secondo, e piano,
Ok, da qui i flessori dell'anca sono abbastanza allentati, possiamo andare a fare il nostro double leg kick, sempre col principio che qui sotto non passa nulla, ok? Non deve mai inarcarsi la schiena. E fletto le gambe 1, 2, 3, stendo le gambe 1, stendo le braccia 2, vado in estensione toracica, stretch del pettorale e cambio. E là. E kick, 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 stendo gambe 1, apro il torace 2, risucchio l'ombelico chiudendo le coste. E torno, e là, and kick, 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 stendo, salgo, stretch, allungamento, e là, ultimo, e up, 2, 3, stendo, salgo, su, rimango qui, stacco le manine, le porto lateralmente in avanti, attenzione qui, mani all'altezza dell'incocellare, sali su, round, arrotondo la schiena, fuori tutta l'aria, mi siedo sui talloni. E da qui arrotondo la schiena ancora di più, stacco la pancia dalle cosce e afferro i talloni. Infilo il naso dentro, tra le ginocchia. E srotolo la schiena e mi siedo per bridging, il ponte. Ah, un esercizio di mobilizzazione della colonna. Costruiamo la colonna, rinforziamo gambe e glutei, ma mi raccomando, la sensazione che dovete avere prima di partire è quella di allontanare le cosce dal bacino. È come se qualcuno vi spingesse con le mani la testa del femore lontana dall'acetabolo. Questa sensazione di lunghezza è importantissima. Prima di partire mettiamo le mani qui, inspiriamo e allontaniamo le cosce dal bacino. Ah, fuori tutta l'aria. Ok, e ora siamo pronti per partire. L'indice deve sfiorare il tallone. Distanza dei piedi pari all'ampiezza del vostro bacino. Spalle aperte, braccia che spingono contro il pavimento, costoli in dentro. Inspiriamo e piano piano, buttando fuori l'aria, saliamo su partendo dal pube. Rimaniamo qui, strizze glutei. Inspiriamo. Ed espirando, pube rimane su, cresta iliache giù e lentamente dallo sterno muovo piano piano una vertebra alla volta. E di nuovo inspiro. E piano, up, 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 su, rimango in posizione, pliche glutei su, cresta iliache in giù. E lentamente, con controllo, cercate durante questo esercizio, ovviamente, di mantenere le cosce parallele, quindi immaginate di avere una palla tra le ginocchia, affinché le gambe non facciano movimenti strani che potrebbero compromettere la stabilità della pelvi. E poi un'altra cosa importantissima durante questo esercizio è l'appoggio plantare. Il piede deve appoggiare bene in maniera equa, tutti e cinque i metatarsi devono appoggiare giù. Cercate di allungare anche le dita dei vostri piedi senza rannicchiare, senza enfatizzare magari i problemi di appoggio plantare che potreste comunque avere. E piano, lentamente, fuori tutta l'aria. E giù, da questa posizione rapidamente andiamo a fare piccoli e veloci giornalieri i nostri side kick, pochi ma buoni, solo i cerchietti, quindi gambe a 45 gradi, corpo in una linea, dalla testa al sacro siamo paralleli al bordo posteriore del tappetino e da qui solo piccoli cerchietti senza mai muovere il bacino e circle 10, 9, 8, senza muovere il bacino, cercate di concentrarvi sul fatto che il bacino non si muove mai, mai, mai e che il lato su cui siete appoggiati è super lungo. Cambio e 10, 9, 8, mentre voi disegnate i cerchietti, la gamba sotto è viva, è lunga, è attiva e stop e da qui un pochino più grandi e ampi e là e ancora 4, solo 5 quelli grandi, 3, e là, cambio, e 5, grandi, senza muovere il bacino, 4, e respirando, 3, e ancora 2, e ancora 1, poiché il tempo è poco, 15 minuti, l'ultima serie di cerchietti li facciamo in linea, quindi il piede in linea con l'orecchio, e piccolo up, 2, così andiamo a reclutare non solo il medio e piccolo gluteo, ma anche il grande gluteo. Mi raccomando, ricordiamoci che la mano di terra ci aiuta a tenere stabile il bacino. Cambio, up, 2, 3, 4, ancora, 5, 6, 7, 8,
9 e 10 e stop. Da questa posizione la transizione più comune è beats 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 4, 5, stop. Mani all'altezza dell'incavascellare, inspiriamo di nuovo, round, passiamo giù e lentamente con controllo mi sdraio sull'altro fianco per gli altri side kicks. Ok. Abbiamo detto corpo in una linea, dalla testa al sacro, gambe a 45 gradi, solleva la gamba superiore non più dell'ampiezza del vostro bacino. E da qui circle, 10, 9, la testa mi raccomando in linea, 7, 6, non è troppo avanti né troppo indietro. E cambio, è up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, big circle, non troppo grandi perché l'ampiezza ovviamente vi porterebbe a basculare il bacino. L'obiettivo dei side kick non è fare cerchi grandi, ma è stabilizzare il centro. Quindi usiamo, e cambio direzione, usiamo il movimento per lavorare in stabilità del bacino. Ok, quindi il cerchio troppo grande ci porterebbe sicuramente a mobilizzare di più l'anca, ma a muovere molto di più il bacino e quindi si perderebbe l'obiettivo primario. Quindi il cerchio è ampio ma non esagerato. E adesso in linea con il resto del corpo, quindi in linea con l'orecchio. 10, 9, questi qui fatti con la gamba dietro ovviamente vanno a stimolare maggiormente il gluteo, ok? Però sono anche più difficili, mi raccomando. Quindi se sentite che inarcate troppo, che muovete troppo il bacino, questa seconda fase dei side kicks non va fatta. Cambio, up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e là. Pancia sotto di nuovo. E piano, nuovamente, inspirando, saliamo su, arrotondo la schiena e mi siedo sui talloni. E da qui, quadrupedia, finiamo con dei piegamenti sulle braccia, importantissimi perché sono un esercizio completo, tutto il corpo che lavora. Il corpo è in una linea, non bisogna mai inarcare, spanciare, tenere le costole in dentro sempre e tenere salde le scapole. 3, se potete addirittura 5, up e... lì e da qui, triangolo rovesciato, spingendo lo stomaco in dentro, il petto verso le ginocchia, talloni verso il pavimento e piano piano camminare con le mani verso i piedi e lentamente srotolare la schiena. E abbiamo praticamente finito con un po' di stretching per allungare tutto il lato. E là, e questo è il vostro Pilates Express.